Buonasera, ancora siamo a Slam Sport Network. Abbiamo lo sfidante a Domenico Spada. Mirko, noi crediamo molto sulle tue possibilità, sulle tue potenzialità, perché abbiamo visto prepararti. Allora, questo incontro è un incontro importante, è un titolo italiano. Chiaramente, sembra tutti quanti che il titolo italiano comunque viene affrontato con un po', non solo grinta, ma anche un po' di paura dentro di sé, giusto? Tu ne hai questa? Sono molto determinato oggi. Paura, beh, ovviamente un po' di ansia pre-match, ma quella ce l'ho io, ce l'hanno i campioni, ce l'hanno chiunque, è giusto che ce l'abbiano tutti. Senza di quella non sarebbe nemmeno un sport. Ti ricordi quando abbiamo intervistato quella volta che stavamo a un incontro organizzato da Fedele, ti ricordi, no? Ecco, e lì era nata quella piccola domanda, chissà se tu te la sentivi affrontare questo titolo italiano. Sono tipo di tirarmi mai indietro, come potete vedere oggi sono qui, sono pronto a salire sul ring per dimostrare quello che sono, quello che ho fatto in preparazione e sono pronto a prendere quello che voglio. Due domandine veloci, la prima forse un po' scomoda, mi dispiace anche farti la prima del match. Cosa rispondi a chi ha detto che fare questo match per te è prematuro? Io non rispondo, dimostro dopo. Bravo, perfetto. E invece Domenico Spada, che insidie può presentarti? Ah, Domenico io lo conosco, insomma, come lo conoscono tutti gli appassionati di pugilato, è un gran pugile, ha la sua esperienza, ma come ho detto prima, se sono così determinato oggi, non sono venuto qui per far brutta figura né per perdere, sono venuto per vincere e per tirare sulle braccia. La preparazione come è cambiata rispetto a questo? Sarà un match da 10 riprese, tu hai fatto, certo, hai disputato sempre incontri sulle 4 o sulle 6 riprese. Ci siamo preparati benissimo per le 10 riprese, abbiamo testato più sparring, quindi sono pronto, cioè ce n'ho molte di più di 10 anche volendo. Hai trovato dei pugili simili a Spada per fare sparring? Sì, ho trovato tutti i miei pugili, Cali Carrati, che tra l'altro combatte anche stasera, e Francesco Russo, quindi sono pugili molto potenti, molto esplosivi e abbiamo fatto bei test match. L'altra volta mi hai detto che ti sei preparato bene anche per un match corpo a corpo, perché sicuramente se potrai tenere la distanza nelle prime riprese, poi con un calo fisico naturale, il match probabilmente si disputerà anche nel corpo a corpo, quindi ti sei preparato anche, perché contro Rauseo mi hai detto che non eri preparato a un tipo di match così sporco. Oggi siamo preparati a tutti, non ci saranno intoppi. Ok, in bocca al lupo e grazie.